Buongiorno a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Oggi video super fast, dove, al contrario degli ultimi video, dove vi mostro in action e vi faccio la recensione completa uno dei fondotinta più chiacchierati negli ultimi tempi. Ma prima di continuare, siete già iscritti al mio canale? Avete attivato la campanella? Perché è importantissimo, perché non lo sapete, perché io lo so che non lo sapete, ma se non attivate la campanella, se non vi iscrivete al mio canale, i miei video vengono messi in secondo piano rispetto agli altri creators, a maggior ragione visto che non è il mio principale lavoro questo, per cui riesco a dedicare uno o due video a settimana. Quindi YouTube, se non lo sapete, appunto sono qui a dirvelo, mette in primo piano gli creators che fanno più video a settimana, quindi per sostenermi ricordatevi di spolliciare, commentare e soprattutto di iscrivervi al mio canale. Comunque, dopo sto pippone, iniziamo subito. Oggi vi parlo del nuovo fondotinta di Clinique. Ho deciso di fare un video a sé proprio perché online hanno fatto una gigantesca pubblicità in merito. Non tutti spiegano a chi è adatto questa tipologia di fondotinta e soprattutto non lo fanno vedere in action, quindi non vi fanno vedere la texture con uno o due passate. Ma prima di ogni cosa, è un fondotinta, leggiamo un attimino proprio dal sito ufficiale Clinique, ha tre tipi di sieri: l'acido ialuronico, che ha un'azione rimpolpante e idratante della pelle e va a dare un'immediata sensazione di comfort. Poi c'è l'acido salicilico, che aiuta a liberare i pori ostruiti e a contrastare le imperfezioni e le eruzioni cutanee. Faccio una piccola premessa: l'acido salicilico è un vero e proprio trattamento che si vede se utilizzato costantemente, e la vitamina C e UP302, che è praticamente un anti-macchie di Clinique specifico. Comunque, vitamina C illumina la pelle, combatte dalle aggressioni ambientali esterne, invece appunto l'UP302 va a uniformare l'incarnato e agisce sull'aspetto delle macchie scure e delle discromie. È un fondotinta che è waterproof, resistente a 24 ore, non si sedimenta nelle linee, non evidenzia i pori, non segna, protezione solare fisica, perché dentro c'ha un SPF 20 che comunque non è altissimo, però c'è un filtro protettivo, formula priva di oli, resistente a sudore e umidità, non comedogeno, testato dermatologicamente, privo di profumo, eccetera eccetera eccetera, con tutte appunto le caratteristiche di Clinique. Allora, è un fondotinta che è adatto sicuramente ad una pelle mista tendente al grasso. Io ho eseguito anche il test su carta. Se non sapete di cosa sto parlando, io su Instagram ho fatto attualmente tre tipi di test su carta, dove praticamente si mette un goccino di prodotto su un foglio, che può essere un pezzo di carta, comunque un foglio assorbente, si lascia lì per un quarto d'ora e poi per una mezz'ora, poi volendo anche per un'ora. Che cosa succede? Intorno al pigmento, quindi al prodotto, al fondotinta, si va ad allargare una chiazza di olio o di acqua, perché magari appunto molto spesso si separa anche l'acqua dal prodotto, e più appunto esce intorno, più va esternamente rispetto al pigmento, rispetto al fondotinta, più olio c'è all'interno, o quantomeno più sostanze che tendono a separarsi e a farvi diventare magari lucidi. Allora, premetto che è un test che sto iniziando a fare da poco, non lo conoscevo, ho iniziato a scoprirlo recentemente da siti web e quant'altro. Mi piace molto perché molto spesso mi ritrovo con la descrizione, altre volte no, con la descrizione del fondotinta in questione. Io sono sempre dell'idea che un prodotto si prova su pelle, perché la pelle ha un'assorbenza assolutamente diversa rispetto a un foglio di carta, e poi soprattutto ci si mette la skincare routine che si fa abitualmente e lo stile di vita. Certamente un fondotinta che provo io lo stresso parecchio, perché io ho uno stile di vita estremamente incasinato, cioè praticamente io esco la mattina alle 8 e torno alle 8 di sera quasi tutti i giorni, quindi provo il fondotinta anche spesso sotto la mascherina e per tante ore. Quindi in linea generale è un test su carta, prendetelo sempre il test su carta con una regola,
ma prendetelo sempre come con le pinze e vi può essere un po' da linea guida. Ho fatto questo test su carta perché essendo un fondotinta specifico per pelle mista che tende a essere grassa, assolutamente non indicato per una pelle secca perché l'acido salicilico vi asciuga tantissimo, però essendo un fondotinta per pelle mista grassa, devo essere sincera, non mi rimane totalmente opaco per tante ore, cosa che per dire il Double Wear di Estée Lauder lo fa, però il finish appunto è satinato così come viene descritto dal sito e l'effetto a me piace tantissimo. Devo dire che io sono una persona che ama i finish appunto luminosi, satinati e anche più naturali di quello che vedete adesso. Preferisco che si intravede la texture, che si intravede il brufoletto rispetto a una base full coverage, ma devo essere sincera, non è il fondotinta più full coverage che io posseggo, ma reputo questa tipologia di base un pochino più coprente rispetto alle mie basi che solitamente faccio. Ora vi lascio all'applicazione del prodotto e ci vediamo tra pochissimo. Agito bene il prodotto. A questo punto accrocco un attimo i capelli qua su. La colorazione che ho io è la CN52 Neutral. È lievemente più scura del mio incarnato, però la colorazione più chiara era... non mi ricordo bene se aveva un sottotono rosato o altro. E lo stendo dal centro del viso verso l'esterno. Essendo un fondotinta per specifico per una pelle mista e avendo all'interno degli attivi che sono anche un po' sebori equilibranti, non lo applico sulla zona perioculare perché altrimenti me la va ad asciugare e successivamente quindi anche a segnare di più. Quindi ricordatevi, quando utilizzate dei fondotinta, diciamo non prettamente idratanti, evitate sempre di metterle su, di passarci sul contorno occhi. Personalmente è una cosa che io non faccio anche per non caricare eccessivamente di prodotto sulla zona perioculare, quindi per non appesantirlo, quindi lascio sempre questa zona libera. Ok, questo è l'effetto con una passata. Ora vado leggermente a stratificare solo dove ho necessità, quindi solo dove ho qualche rossore in più, e questo è l'effetto con due passate. Ho utilizzato un buffer, il 102 di Zoeva, che è molto molto fitto come setola e mi permette di stendere perfettamente il fondotinta senza alleggerirlo eccessivamente, quindi per farvi vedere effettivamente qual è la consistenza. Però solo dove ho un po' più di rughette, quindi parliamo delle nasolabiali principalmente, io vado sempre con una blender bagnata. Questa è proprio la Beauty Blender nera, utile anche se tipo sbagliate e andate in questa zona dove vi ho detto di non andare e dove vedo che magari si è ficcato il prodotto un po' nei pori dilatati o dove c'ho qualche piccola imperfezione, come ad esempio questa qui è una cicatrice data dalla varicella, quindi vado un attimino anche lì, quindi alleggerisco e questo è l'effetto senza cipria, senza niente. Questo è dal lato non truccato. Ok, ho applicato il fondotinta anche dall'altro lato, vedete che resta comunque morbido, ce ne vuole un po' per farlo asciugare, ma comunque tende ad asciugarsi totalmente, comunque è un no transfer. Questa è la base finita con tanto di contouring anche accentuato, non solitamente non lo faccio così, però mi sono lasciata ispirare da questa base super perfetta, illuminante e quant'altro. Volevo farvi vedere che alla fine, anche se è un fondotinta abbastanza coprente, non mi ha segnato la zona nasolabiale che solitamente mi segnano questa tipologia di fondotinta, e io ho un'altra ruga d'espressione che è questa, che molto spesso il tempo che metto il fondotinta 10 minuti e mi si segna, perché comunque è una mia espressione, poi probabilmente sto iniziando ad avere meno elastina, quindi si addensa tutto. Allora, io vi ho fatto vedere che in alcune parti sono andata anche a tamponarlo con una blender, perché comunque anche se sul sito dice che non si accumula nei pori, nei segni espressione, tendenzialmente secondo me un pochettino va ad accumularsi, non tanto nei pori, che effettivamente li rende
anche meno evidenti, ma nelle rughette, magari naso labiali, un pochettino sì. È sicuramente un fondotinta che mi piace tantissimo, lo ricomprerei. La colorazione che ho io è, secondo me, lievemente più scura rispetto alla mia colorazione naturale, ma è disponibile in oltre 40 colori, quindi io vi consiglio comunque, cercate di vederli dal vivo perché online non si capisce niente, soprattutto in toni e sottotoni veramente non si capisce niente. E niente, a me piace tanto. Quindi io quando lo metto, devo essere sincera, mi vedo più uniforme, più completa. Il trucco occhi si salta tantissimo perché l'attenzione sicuramente dell'interlocutore, della persona con cui parlate, non ricade sul brufoletto perché comunque copre molto bene. E non lo sento pesante. Quindi serum sì, nel senso che come consistenza, anche se cremosa, non è di quelle liquidissime tipo siero, ma l'effetto comunque sul viso è tipo siero perché non lo sentite pesante, ok? Quindi è un bellissimo fondotinta che se avete una pelle mista, grassa come la mia, ve lo straconsiglio. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete anche delle alternative che volete che io testi per voi, fatemelo sapere qui sotto. Vi do un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!